questo che noi scontiamo e quindi noi dobbiamo fare in modo, in tutti i modi, di monitorare questo progetto, di andare avanti in quello che possiamo come istituzioni e in accordo con i sindacati, perché ognuno ha i suoi ruoli e le sue responsabilità che si debbono penetrare, come pensiamo noi. Quindi i prossimi giorni saranno decisivi, noi non possiamo permetterci un ulteriore periodo di date o cose dette e poi non mantenute. Ora sappiamo che entro gennaio dobbiamo avere delle risposte certe e il nuovo gruppo dirigenziale insieme al comitato esecutivo, a parte del comitato esecutivo di Aferpi, è stato presente alla riunione del 30 di novembre, ci ha dato delle assicurazioni, ci ha dato delle date, una cronologia di funzionamento nei prossimi mesi. E qui aspetteremo conferme, perché ripeto, il nostro territorio, compresa l'istituzione che rappresento e tutta la città che rappresento, oggettivamente è allo stremo e non sarebbe più disposta a derogare anche solo di un giorno rispetto alle cose che sono state dette. Chiaramente bisogna parlare alla popolazione e spiegare anche perché è difficile a un certo punto trovare ancora delle chiavi di lettura quando questo temporeggiare per molti versi è inspiegabile. Piombino sta sempre lì per riaccendere la miccia, ripartire come si deve, però manca sempre qualche cosa. Sì, mancano delle conferme, mancano le date certe, mancano degli aiuti che tardano ad arrivare. Ma io penso che effettivamente oggi sia questa piazza abbia espresso, a partire dai relatori, e ho apprezzato l'intervento di ciascuno dei segretari che oggi hanno parlato, delle federazioni sindacali, ma anche dalla risposta della piazza, dalla gente che c'era, io penso che appunto oggi noi siamo di fronte a un punto di non ritorno. Il punto di non ritorno è rappresentato dall'ultima chance che ha un grande progetto, una grande azienda, che come io reputo ancora Cevita del progetto Aferpi, di essere credibile. E questo lo sapremo nelle prossime poche settimane. Noi non possiamo più derogare, il sottoscritto ha detto in più passaggi del proprio intervento che il territorio non può più aspettare, è allo stremo, anche perché, come ho detto, parte da lontano, parte dalla crisi che ha ricordato Landini dal 2008, dalla crisi Lucchini, dal passaggio in Severstal, dal fallimento di questa, dall'amministrazione straordinaria, molto lunga ma meno male positiva oggettivamente del commissario straordinario Nardi, e poi dalla lunga vicenda dell'acquisizione. Quindi sono tempi, si sono stratificati, in questo periodo la città è andata degradandosi, depauperando le proprie strutture economiche, con operai che piano piano sono andati in cassa integrazione, in mobilità o licenziati, hanno dovuto soldi, amici, di componenti, sono di famiglie, sono venuti a trovarmi in questi mesi di mandato, sono venuti a trovarmi e hanno dovuto andare via da Piombino. Quindi questa è la situazione, noi non possiamo a questo punto far finta di niente, c'è un progetto che tutti reputano credibile ma che, come si è detto prima, stenta a decollare. Ora bisogna, la pista di decollo è finita, dobbiamo in tutti i modi fare in modo che questo progetto, tutti abbiamo accettato, su cui abbiamo tutti posto impegno, abbiamo scommesso, tutta la città ha scommesso su questo, quindi sarebbe assurdo dire che solo qualche istituzione o qualche sindacato, i lavoratori hanno scommesso su questo sapendo quello a cui andavano incontro e per quello, come è stato detto stamattina, vanno rispettati. E allora a questo punto però questo è il rispetto soprattutto dei lavoratori che hanno firmato, che sono già in cassa integrazione, che hanno già accettato quelle privazioni di salario, quei problemi, esigono che, e tutta la città esige, il rispetto dei tempi e dei modi in cui questo piano industriale verrà attuato. Perfetto, grazie.